Genius, la radio che gli fumano. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Certe volte nelle cose o ci stai dentro o altrimenti non le puoi capire. Certe volte però, anche quando ci stai dentro, non le capisci. Come adesso, che ci sto dentro e ancora non comprendo la situazione. Finisco solo per scherzare sul fatto che è finito il caffè e fino a dopo Pasqua non potrò andare al mercato. O finisco per scherzare se è la quarta volta di seguito che mangio spaghetti all'olio. Sono sicuro che quando usciremo da questo momento mi renderò conto meglio di quello che sto vivendo. Ci sono però momenti in cui, quando ci stai dentro, capisci subito, capisci tutto. Siete mai stati a un concerto di Bruce Springsteen? E già mi viene il magone a pensare all'agglomerato di persone a un concertone del Boss. Beh, io del Boss avevo un CD con i suoi migliori successi. Mi piaceva, lo sentivo spesso, ma finivo solo a comprendere quello che aveva da dire ai fini del policarbonato trasparente. Niente di sentimentale, quindi. Poi qualche anno fa a Roma hanno iniziato a dare concerti al Circo Massimo, concerti costosissimi. Però se eri poraccio o furbo, potevi andare su Via dei Cerchi, la via dei pub e ristoranti, e sentirti il concerto gratis, dall'altra parte dei muraglioni di polipropilene riciclabile. Così mi sono sentito Roger Waters in un'atmosfera surreale e agglomeratissima anche nella sezione poracci e furbi. Qualche settimana dopo è arrivato Bruce Springsteen e i miei amici poracci e furbi mi hanno trascinato in Via dei Cerchi. Bruce è molto capace, sia sui supporti di policarbonato, sia dietro il polipropilene, ho detto a un mio amico molto fan del Boss. L'amico mi ha guardato, con lo sguardo di uno che sa qualcosa più di te. A un certo punto, metà concerto più o meno, si apre un varco nel polipropilene. Mentre i poracci cercavano di capire che stava succedendo, i furbi correvano a spintoni dentro il varco e quindi dentro il Circo Massimo. Quando anche noi poracci abbiamo capito cosa stava succedendo, ormai avevano richiuso il varco e così l'opportunità di vedere metà concerto senza il polipropilene svanì. Dio non ti dà un'altra possibilità. Il Boss sì. A tre quarti del concerto arrivano due biglietti. Non ho ancora capito come e da dove, ma in quel momento l'amico fan di Bruce, da poraccio, si trasformò in furbissimo. Mi ha guardato con lo sguardo di uno che vuole farti sapere quello che lui sa. Corri, mi ha detto, e abbiamo corso fino all'entrata. Abbiamo fatto vedere i biglietti e abbiamo pensato che fossero pure falsi. E siamo finiti sotto il palco del Boss. In mezzo a tutto quell'agglomerato ho capito tutto. Non solo perché il Boss è così amato, questo se non siete stati a un concerto di Springsteen non lo potete capire, ma ho capito perché tutti erano così agglomerati e felici. Proprio come canta il Boss, tutti abbiamo bisogno di un posto in cui restare. In quel momento sono diventato un agglomerato e Bruce Springsteen era il posto dove restare a lungo.
Benvenuti a Cattività, in onda tutti i giorni alle 18.30 su Radio Genius. Chi vi parla è Luigi Annibaldi e insieme a me c'è Lucia Pappalardo. Benvenuta in Cattività a Carla Chiaramoni, giornalista del Redattore Sociale, una delle più importanti agenzie di stampa del terzo settore. Il Redattore Sociale nasce all'interno della comunità di Capodarco a Fermo nelle Marche ed è proprio lì, distante poco più di 4-5 chilometri dalla comunità di Capodarco, che abbiamo raggiunto virtualmente Carla a Fermo. Carla, prima domanda, com'è la situazione lì nelle Marche, che è una regione insomma anche molto colpita dal coronavirus? Allora, buon pomeriggio, grazie, è un piacere essere con voi. Nelle Marche la situazione non è semplice come in altre regioni, ovviamente. Ovviamente i marchigiani sono molto abituati a lavorare, a essere tranquilli, a non raccontare molto, sono molto riservati, però in realtà forse se ne parla un po' meno, ma anche la nostra regione ha subito veramente molto, molto forte da questa pandemia. Ci sono oltre 600 morti, quasi 5.000 persone che stanno male, quindi diciamo che la situazione non è semplice, ma con la forza e la tranquillità dei marchigiani si tira avanti e si cerca in qualche modo di far fronte nel possibile a darsi una mano e a continuare le attività che si possono continuare. Nello specifico, nella comunità di Capodarco invece qual è la situazione? Una comunità che ricordiamo, oltre insomma ad avere tantissime iniziative anche dal punto di vista culturale, come per esempio il Redattore Sociale o anche il Festival di Capodarco, è proprio una struttura residenziale per persone con vari tipi di disabilità, giusto Carla? Sì, allora è un po' surreale la situazione della comunità in questo momento, perché la comunità ha da sempre porte aperte notte e giorno ed è insomma qui le porte sono aperte, un po' un modo di vivere, un modo di essere. In questo momento invece il cartello che c'è fuori è appunto nessuno è autorizzato ad entrare, no? E quindi è un po' strano che una comunità che abbia fatto nella sua storia proprio la vicinanza, la prossimità, l'essere vicino, l'abbraccio, il sorriso, essere concretamente, no, vicino alle persone, in questo momento si sia dovuta chiudere. Però ovviamente questo è necessario perché è una situazione, come ricordavi tu, di fragilità, nel senso che ci sono persone con disabilità, ma al di là di questo, forse questo però ha aiutato a raccontare un po' di più esternamente la comunità, nel senso che, come tu raccontavi, la storia della comunità viene da lontano, perché viene da una storia che è legata a al voler pensare la persona disabile non istituzionalizzata, non rinchiusa, ma negli anni 60 metterla al centro di un progetto di vita insieme. Quindi la comunità nasce proprio su questa idea di mettere al centro i bisogni delle persone. Quindi da quel momento, dagli anni 60, ha sempre costruito dei progetti sia per le persone disabili sia per altre fragilità, che possono essere la tossicodipendenza, le madri sole con i bambini, gli stranieri, ha sempre in qualche modo messo al centro la persona. Quindi in questo momento in cui forzatamente ci si è chiusi dentro, ha cominciato però sui social a essere molto presente, a raccontare la storia delle persone, a raccontare quello che stava vivendo, in qualche modo a cercare di comunicare e di progettare un domani possibile. È un po' una visione, quella della centralità della persona, che forse stiamo riscoprendo tutti in questi giorni, no? Forse eravamo convinti che insomma si potesse fare a meno di un abbraccio, di essere vicini, ci aiutavano molto in questo le tecnologie, la presenza sui media, che in qualche modo schermano la nostra presenza fisica. In questi giorni ci stiamo invece accorgendo che gli abbracci, accidenti, se mancano, insomma, e quindi forse insomma in questo modo, ecco, questo è un modello possibile da tenere ben presente. Allora, dopo la canzone ci racconti in che modo Redattore Sociale sta affrontando l'emergenza coronavirus. Volentieri. Ivano Fossati ha scelto Carla, chissà quale canzone. Thank you.
che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno. Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me. Non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce. Un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. C'è tempo, la canzone scelta da Carla, e ti salutano in tanti. Intanto ciao Giovanni, ciao Paolo, ciao Claudia, ciao Arturo. E Paolo ha una domanda. Una comunità è un luogo pericoloso per la promiscuità? Avete paura? Allora, la comunità ovviamente osserva al suo interno tutte le regole che osserviamo tutti noi quando siamo insieme, quindi distanziando i posti. E la comunità è uno spazio molto grande, quindi ovviamente è facilitato in questo, ma come voi capite la necessità di assistere persone che hanno bisogno di sostegno per mangiare, per essere accompagnate a letto, quindi ovviamente ci sono tutta una serie di azioni che devono essere comunque fatte e quindi consentono di accudire la persona che altrimenti da sola non potrebbe farlo. Però viene fatto ovviamente tutto nel rispetto delle regole che in questo momento dobbiamo tutti seguire. La domanda che ti fa Paolo un po' mi ha ricordato quello che ho letto, non so se oggi o ieri, sui giornali, e cioè del fatto che gli operatori di alcune RSA erano stati, diciamo, ripresi perché portavano inizialmente la mascherina e gli era stato detto di togliere la mascherina perché spaventavano gli ospiti. Voi avete affrontato questa prima di tutto questa paura, appunto, di come comunicarlo agli ospiti, e poi se lo avete affrontato anche come redattore sociale dal punto di vista delle notizie di questo tipo. Allora, guarda, ovviamente questa malattia ha un aspetto che è
terribile, nel senso che toglie totalmente il contatto. Tu immagina una persona in difficoltà in cui il corpo, ancora più delle parole, cioè come ti avvicini, come in qualche modo ti approcci anche fisicamente alla persona è fondamentale, no? Noi siamo abituati al contatto, a toccare, a rassicurare la persona non solo con le parole ma anche con dei gesti concreti, no? Quindi teoricamente questa cosa terribile che è uscita fuori, questa notizia, toglietevi la mascherina perché spaventate i pazienti, ha un suo senso iniziale, diciamo. Non credo, guarda, non so adesso in particolare la situazione in cui questo è avvenuto, ma non credo che sia veramente così, che tu spaventi. Il problema è che manca un pezzo nella relazione con la persona. Leggevo poco tempo fa, anche noi ne abbiamo dato notizia, no, di queste mascherine che hanno inventato delle ragazze con l'apertura in plastica per far vedere il sorriso. In questo caso era fatto per persone sorde, quindi per consentire, diciamo, il linguaggio in LIS, il lingua dei segni, cioè per consentire alla persona che ti ha davanti di leggere le labbra, no? In qualche modo ci siamo inventati tutta una serie di possibilità, però adesso, al di là del caso concreto in cui è stato detto toglietevi la mascherina perché spaventate, il problema è che a quel punto vale lo sguardo, vale la parola, quindi è tutto concentrato lì. Però chiaramente abbiamo anche imparato che con una certa distanza possiamo anche utilizzare i dispositivi in modo corretto, quindi da questo punto di vista in comunità hanno attivato tutte le stesse procedure, ovviamente in sicurezza, per mantenere in sicurezza la persona, perché dar da mangiare a una persona, aiutarla a mangiare o aiutarla a vestirsi e andare a letto sono comunque operazioni in cui la prossimità c'è, quindi è più importante la sicurezza e la salute sia degli operatori che della persona, che ovviamente e quindi questo necessita in qualche modo trovare dei contatti diversi, uno sguardo, un'attenzione nella voce, una possibilità in qualche modo di, ma questo è un problema che abbiamo tutti, ovviamente anche molti medici negli ospedali quando lavorano con persone in qualche modo sono persone anziane, sono persone sole e non possono avere contatti, quindi Carla, i medici volevo chiederti, tu e anche il redattore sociale, insomma, vi occupate di raccontare la parte più debole della società. Se dovessi dire così a freddo, chi sono le persone più colpite da questa pandemia tra quelli che già vivevano in una situazione di disagio? Guarda, difficile dire chi, ma io dico tutte le persone che avevano già una situazione di fragilità con questa situazione di pandemia ovviamente rischiano di rimanere ancora più indietro. Quindi sono le persone che per esempio vivono in strada e che non hanno una rete di sostegno. C'è tutta una fascia di popolazione che senza una società attiva, cooperante, non riesce a farcela. Le persone che sono in strada, per esempio, perché sono senza dimora o perché sono irregolari, le stesse persone no, rispetto alle quali sentivamo girare poco tempo fa la bufala per cui gli immigrati non si ammalavano, no? Persone che comunque in qualche modo non hanno risorse, ma sono anche quei bambini delle periferie che magari le associazioni hanno fatto tanta fatica a farli tornare a scuola o comunque ad aiutarli a garantire un processo, no, così di formazione, che ora magari si ritrovano senza strumenti informatici per poter fare il sostegno a distanza, ma sono anche le mamme di disabili gravi che vivono sole e quindi devono affrontare la difficoltà di non avere più magari tutti gli strumenti che prima gli venivano dati in aiuto, no? Quindi diciamo chi è fragile, chi già era fragile rischia in questo momento di perdersi se non si trovano degli strumenti veramente se non si ridefinisce un bene comune nuovo e un modo di stare vicini agli altri molto concreto. Carla, come redattore sociale come vi siete organizzati per raccontare il coronavirus?
Allora, noi da sempre raccontiamo questo mondo con la necessità, come dicevamo prima, di non raccontare le categorie, ma di far capire che queste persone che sono in difficoltà e le storie che noi raccontiamo sono un problema di tutti. Forse la risposta è competenza di qualcuno, ma la ricaduta sociale di alcune situazioni è di tutti. Per cui abbiamo continuato a raccontare proprio questo, cioè cosa succedeva alle persone che vivevano in strada, cosa succedeva alle donne vittime di violenza che si trovavano costrette in qualche modo a rimanere in casa, a non avere nemmeno forse la possibilità di fare una telefonata di aiuto, che cosa succedeva alle associazioni che mettevano in campo tante risorse per quelle persone che, come dicevo prima, persone sole, bambini, non riuscivano più ad avere uno strumento di autonomia. E soprattutto abbiamo cercato di farlo anche in positivo, cioè non raccontare solo, come giustamente si fa, le cose che non vanno bene, ma cercare di raccontare anche tu come il mondo associativo, come il mondo delle, cioè, diverse categorie si stava riorganizzando per esserci, no? Quindi, che ne so, le associazioni che mettevano in campo una telefonata dei bambini per i nonni soli, oppure insomma, gli empori della solidarietà, che di solito, insomma, sono questi posti dove si può andare a fare la spesa se hai bisogno, non hai da mangiare in modo gratuito, che hanno cominciato a fare consegne a domicilio, non so, taxi che hanno cominciato a portare le persone che avevano bisogno di andare in ospedale o in farmacia e non potevano uscire o prendere un mezzo. Quindi abbiamo cercato anche di raccontare l'Italia che si muoveva e mostrava la propria solidarietà. Grazie Carla, con questa, diciamo, visione di una positività in questo mare di, diciamo, di fragilità e di negatività, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ti dedichiamo a te e a tutte le persone, diciamo, che stanno lottando per raccontare un'Italia anche un po' diversa. La canzone finale la dedichiamo a tutti voi e anche a Viola, la nostra ascoltatrice che oggi compie gli anni. Tanti auguri, Viola. Grazie a voi, è stato un piacere. E ecco a voi il boss.